L'Epistola di Paolo Apostolo a Tito, capitolo uno Paolo, servitore di Dio e apostolo di Gesù Cristo, per la fede degli eletti di Dio e la conoscenza della verità che è secondo pietà, nella speranza della vita eterna, la quale il Dio, che non può mentire, promise avanti i secoli, manifestando poi nei suoi propri tempi la sua parola mediante la predicazione che è stata a me affidata per mandato di Dio nostro Salvatore, Attito mio vero figliuolo, secondo la fede che ci è comune, grazia e pace da Dio Padre e da Cristo Gesù nostro Salvatore. Per questa ragione ti ho lasciato in Creta, perché tu dia ordine alle cose che rimangono a fare e costituisca degli anziani per ogni città come ti ho ordinato quando si trovi chi sia irreprensibile, marito di una sola moglie, avente figliuoli fedeli che non siano accusati di dissolutezza né insubordinati, poiché il vescovo bisogna che sia irreprensibile come economo di Dio non arrogante, non iracondo, non dedito al vino, non manesco, non cupido di disonesto guadagno, ma ospitale, amante del bene, assennato, giusto, santo, temperante, attaccato alla fedele parola, quale gli è stata insegnata, onde sia capace di esortare nella sana dottrina e di convincere i contraddittori. Poiché vi sono molti ribelli, cianciatori e seduttori di menti, specialmente fra quelli della circoncisione ai quali bisogna turare la bocca, uomini che sovvertono le case intere, insegnando cose che non dovrebbero per amore di disonesto guadagno. Uno di loro, un loro proprio profeta, disse I cretesi sono sempre bugiardi, male bestie, ventri pigri, questa testimonianza è verace. Riprendili perciò severamente affinché siano sani nella fede, non dando retta a favole giudaiche né a comandamenti di uomini che voltano le spalle alla verità. Tutto è puro per quelli che sono puri, ma per i contaminati ed increduli niente è puro, anzi tanto la mente che la coscienza loro sono contaminate fanno professione di conoscere Dio, ma lo rinnegano con le loro opere, essendo abominevoli e ribelli e incapaci di qualsiasi opera buona. Capitolo 2. Ma tu esponi le cose che si convengono alla sana dottrina: che i vecchi siano sobri, gravi, assennati, sani nella fede, nell'amore, nella pazienza che le donne attempate abbiano parimenti un portamento convenevole a santità, non siano maldicenti né dedite a molto vino, siano maestre di ciò che è buono, onde insegnino alle giovani ad amare i mariti, ad amare i figliuoli, ad essere assennate, caste date ai lavori domestici, buone, soggette ai loro mariti affinché la parola di Dio non sia bestemmiata. Esorta parimente i giovani ad essere assennati, dando te stesso in ogni cosa come esempio di opere buone, mostrando nell'insegnamento purità incorrotta, gravità parlare sano, irreprensibile, onde l'avversario resti confuso, non avendo nulla di male da dire di noi esorta i servi ad essere sottomessi ai loro padroni, a compiacerli in ogni cosa, a non contraddirli, a non frodarli, ma a mostrare sempre lealtà perfetta, onde onorino la dottrina di Dio nostro Salvatore in ogni cosa poiché la grazia di Dio salutare per tutti gli uomini è apparsa e ci ammaestra a rinunziare alle impietà e alle mondane concupiscenze per vivere in questo mondo temperatamente, giustamente e piamente, aspettando la beata speranza e l'apparizione della gloria del nostro grande Dio e Salvatore Cristo Gesù il quale ha dato se stesso per noi al fine di riscattarci da ogni iniquità e di purificarsi un popolo suo proprio zelante nelle opere buone insegna queste cose ed esorta e riprendi con ogni autorità nessuno ti disprezzi capitolo 3 Ricorda loro che stiano soggetti ai magistrati e alle autorità che siano ubbidienti, pronti a fare ogni opera buona, che non dicano male di alcuno, che non siano contenziosi, che siano benigni, mostrando ogni mansuetudine verso tutti gli uomini, perché anche noi eravamo una volta insensati, ribelli, traviati, servi di varie concupiscenze e voluttà, menanti la vita in malizia ed invidia, odiosi e odianti gli uni gli altri, ma quando la benignità di Dio nostro Salvatore e il suo amore verso gli uomini sono stati manifestati, egli ci ha salvati non per opere giuste che noi avessimo fatte, ma secondo la sua misericordia mediante il lavacro della rigenerazione e il rinnovamento dello Spirito Santo che egli ha copiosamente sparso su noi per mezzo di Gesù Cristo, nostro Salvatore, affinché giustificati per la Sua grazia noi fossimo fatti eredi secondo la speranza della vita eterna. Certa è questa parola e queste cose voglio che tu affermi con forza, affinché quelli che hanno creduto a Dio abbiano cura di attendere a buone opere. Queste cose sono buone e utili agli uomini, ma quanto alle questioni stolte, alle genealogie, alle contese ed alle dispute intorno alla legge, statene lontano perché sono inutili e vane. L'uomo settario, dopo una prima e una seconda ammonizione, scrivalo, sapendo che un tale uomo è pervertito e pecca condannandosi da sé Quando ti avrò mandato Artemas o Tichico, studiati di venire da me a Nicopoli, perché ho deciso di passare quivi l'inverno provvedi con cura al viaggio di zena il legista e di apollo affinché nulla manchi loro ed imparino anche i nostri ad attendere a buone opere per provvedere alle necessità onde non stiano senza portare frutto tutti quelli che sono meco ti salutano saluta quelli che ci amano in fede la grazia sia con tutti voi.